Uno, due, tre. Ivana! Ciao, a dopo! Cosa Piero ci racconterà a proposito di questo? E la prima sfida che vi lancio è naturalmente di cosa possiamo parlare ad alta muta. Du Monaco Cappuccino, sei tu. La nostra storia è questa. Conciato.
mangiamo là lo vecchio gozzo monaco senza orecchio. E mangiamo là lo vecchio gozzo monaco senza orecchio. Cuccia, cuccia, mamma mia, ciò che mangiamo la stessa mattina. E mangiamo lì lo vino, gozzo monaco l'archina. E mangiamo là lo vino, gozzo monaco l'archina. E le stanze buone capite, lo scappino fra figli, e la mamma da pesciare lo scappino alla figlia mia. Na na na, come diavolo ma comprirà, na na na, come diavolo ma comprirà, la difesa tanta bella carne. Maria Moramarco. E adesso te ne racconto un altro, sempre sopra i monache, sempre un monaco cappuccino. E questa invece è la storia di un monaco cappuccino che va in casa dell'innamorata. O meglio, monaco non era lui, era travestito. Posso mascherato. Dire una cosa? Una cosa che i monaci ormai hanno tolto. Le signore di una certa età ricorderanno che se si voleva la santa benedizione bisognava baciare il santo cordone. Prego. No, non ridete, qua sono fatti di chiesa. E beh, chi è? Qualcuno ha detto vero? Signora! Se la santa benedizione, prego. Siete tutti altamurani, sì, quindi non ci... Ma un monaco cappuccino, beh, fa la confessione e aspetta dietro la porta, insomma, la mamma aspetta e moiesse, monamnesse,
e moi es e mon annessa. E un monaco poi esso, bello rosso rosso un bacio. Sono tanti peccati. E dopo 9 mesi è nato un bel bambino. E rasmiglio completamente. Azza monaca da pucci. Mi abbia vesta monaca della cara dai. Correi tanto pucci. Gli abbia qualche monaco si è messo le mani. Maria, attenzione al convento, da qua non mi, non mi piace come Maria. Yeah.
Ha capito il Simone Carillo. Mi sa che ti hai sbagliato il nome, forse Simone. Thank you.
Un altro bellissimo canto della nostra tradizione, sicuramente quello che appartiene, Pietro, anche sicuramente da voi ce ne saranno di queste strofe relative alle storie che nascono alla fonte del paese. Alla fonte del paese, proprio l'altro giorno parlavamo appunto di Matteo Salvatore, che ne aveva preso ispirazione, ne aveva composto anche di suo, ispirandosi fortemente alla tradizione. L'amore che nasce, e l'amore, la storia d'amore che nasce alla fonte del paese. Ma stranamente tutte queste melodie hanno in comune proprio delle sequenze melodiche molto molto belle, particolari. Ma tante storie sono nate proprio come dicevi tu, e questo è un canto che canti tu, ma io voglio dedicare col mio cuore a due persone a me molto care, che sono i miei nonni materni, perché mia madre mi racconta che loro si sono conosciuti proprio ad una fontana, dove mio nonno, che era un furbone, perché lui si è sposato a 30 anni, parliamo di una persona nata nel 1911, quindi era già, non dico vecchio, però avanti con l'età. E lui mirava, guardava la nonna ogni giorno, che puntualmente alle 6:15 del mattino andava a riempire l'acqua. Si era informato nel vicinato e aveva saputo che mia nonna era golosa di bere. Cosa ha fatto? Una mattina, mentre riempiva l'acqua, gli ha buttato un pero che è caduto all'interno del secchio, ed è stato semplicemente una sorta di occasione per poter scambiare una parola, e non è stata una bella parola, perché mia nonna l'ha mandata al diavolo. Si sono ritrovati a distanza di 2 anni sulla stessa fontana, e quella volta è stata mia nonna che l'ha visto e ha detto: Madonna, è stato lo disgraziato dello pere di Donna Greta. Sì, no, mangialo, stavolta te lo do io. Da quel momento poi è nata una storia d'amore. Thank you.
dedico, insomma noi quando facciamo questi concerti ad Altamura ovviamente ogni brano ha una sua, ha un suo richiamo. Il brano che sto per eseguire adesso nel nostro ultimo disco è cantato da mio padre, Michele Moramarco, in prima fila, che mai viene, raramente viene ai nostri concerti, mai si sognerebbe di volerlo cantare con me in pubblico. Abbiamo sempre registrato tutto di nascosto perché è quasi che cantare per lui, e io lo dedico a lui, a mio padre, a papà. Ti dedico questo brano, quando lucicci ierro cuenca, con l'ugulo io taglio lo cuenca, con la ciambra taglio lo cuenca, con la cauta monnaia la cuenca. Ah, vola, vola, tegno lucicci, non volo ci vola. Ce le metto la resta in gamba, dito lucicci, con mia alza la gamba. Grazie pubblico di Altamura, molto, molto generosi con i vostri applausi. Ma adesso questi applausi non ci bastano, perché abbiamo bisogno della vostra collaborazione, delle vostre voci. A forza! A forza! Questi sono brani che appartengono anche a voi, in qualche modo li avete sicuramente sentiti non solo dai nostri CD, ma sicuramente dai vostri genitori, cos'è? Stanno in qualche angolino della vostra. E noi non lo suoniamo da sempre questo brano. Mamma Luzito Movena, P e Po. E mamma Luzito Movena, P e Po. Ti apre la porta e fa un trasì, parapata, pi, parapata, po. Io per la porta fa un trasì, parapata, pi, parapata, po. Ma non mi sento proprio, mi accorgo.
Signora, non posso non fare per te, Kuma Marì. La dedicherò a te, perché è la serata delle dediche. Ma devi aspettare, sono alla stand. Però... Maria, Kuma Maria è una canzone che il cuore si deve... Grazie Madonna, na, Kuma... Quando sento Kuma Maria, dico... Così, almeno a me capita questo. Poi. È una storia terribile. Una Madonna, storia terribile. Ma una storia altrettanto importante è la storia del pastore. Il pastore. Ne abbiamo tanti di canti che hanno come protagonisti i pastori, perché questa era una zona di pastori, di contadini, ce lo siamo dimenticati, i nostri ragazzi non lo sanno più, non lo sanno più, a voglia, ma anche i miei figli, a voglia di raccontare, però
è una storia che non tanto entra, perché attraverso, nei canti popolari, voglio dire, ce ne sono di allegri, di divertenti, ma ce ne sono anche che raccontano delle storie. Questa è la storia di un pastaur che aveva de veget al paese, a piglieglia la roba pulita, a piglieglia uguene, però lui è con la sua, con il suo animo, con gli animali che ha lasciato in campagna. Bianchi
voi venite poco poco dalle mie parti, verso casa mia. Maria, io anche la voglio dedicare ad una mia informatrice assai preziosa, non so se stasera sono riusciti a portarla, la dedico a Marietta Cristallo. Marietta Cristallo, un abbraccio e un applauso a questa donna. Io ci ho passato anni insieme a questa potenza della natura che è riuscita a ricordare tanti di quei canti e ad avere quella pazienza anche di sopportarmi, perché magari alcune volte sono state un po' particolarmente assillanti ad andare a bussare alla sua porta e andare sicuramente lei sarà felice ed è felice di averti regalato quello del grande patrimonio orale.
perché le persone anziane sono così, quando trovano una persona, me lo insegni tu, che è appassionata, all'inizio sono un po' trattenuti, ma dopo sono capaci anche di chiamarti, ma questa te l'ho cantata, è successo anche a te. Sì. Quindi per Marietta Cristallo, Cuba Maria. Che abbiamo, questo io lo dico continuamente ai miei ragazzi, è quello che si chiama patrimonio immateriale, è un qualche cosa che non si tocca,
E non è un monumento, non è un qualche cosa di tangibile, di concreto, ma è una grande ricchezza e io lo dirò finché potrò. Thank you.
Ma Maddalena, a Francavilla, il mio paese, c'è la cugina. E poi è poeta che sta meno le saiette che non sta facendo cantare più Maria. Perché Catarina, rispetto a Maddalena, è, come dire, una donna allegra, che c'ha un fidanzato. Però il fidanzato gli dice sposiamoci, ma lei non ne vuole sapere. E ogni volta, non sappiamo se volutamente oppure no, si fa beccare sotto un albero differente, tipo sotto al lauro della Chirasa, sotto al lauro della Ulia, sotto al lauro della Brucissotta, sotto al lauro dell'Unoce. E ogni volta il fidanzato le va bene, gli dice vabbè questa volta, gli dice sposami, e lei dice pensa come la vuoi pensare, ma di sposare non ha mai parlato. Finché alla fine lui perde le staffe e dice va bene, e ci non mi vuoi sposare, lauro di chioppo, te la chiappa a guardare. Sapete c'è cos'è lauro di chioppo? Il pioppo, bello, stinnicchiato, stinnicchiato. Sotto al lauro di Laulia, Catarina, l'amore mia, pensa come la vuoi pensare, ma di sposare non la ma parla. Pensa come la vuoi pensare, pensa come la vuoi pensare, pensa come la vuoi pensare, ma di sposare non la ma parla. E mena Caterina, Caterina bella, e mena Caterina, Caterina qua, e zumpa di qua, e zumpa di zumpa, a disposare non la mamma. E mena Caterina, Caterina bella, e mena Caterina, Caterina qua, e zumpa. Ma di sposare non ama parla, sotto al lauro di Lunoce, Catarina mi mette in croce, pensa come la vuoi pensa, ma di sposare non ama parla. E me la Caterina, Caterina bella, e me la Caterina, Caterina qua, e zuppa, e zuppa. Piero Balsamo dal Salento. Thank you.
penno cola, tre tappe gli sopone. Beh, penno cola, tre tappe gli sopone. Trinzo tri, trinzo tri, e trinzo trinzo. Nadia ci baccaccia, e a che ben non è propaccia. Ma tanto gli erropaccio, ma su potre volto un baccia. Ma tanto gli erropaccio, ma su potre volto un baccia. E scippa dall'urea, e cagliere giù da caccia. E stai in la regina, stai a frigio un pesce frisca. Stai in la regina, stai a frigio un pesce frisca. Ti scippa dammi una, entra dentro un colpo di una. Ti scippa dammi quattro, entra dentro un colpo di una. E domma la rebe, domma la rebeta. E domma la rebe, domma la rebeta. Di me chiuso bamba banga, di me chiuso bamba banga. Io dico bella banga, ci la iatta ranga ranga. Di me chiuso bamba banga, ci la iatta ranga ranga. Ranga 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 ranga. Trinzo tri, trinzo tri. Trinzo trinzo, carga rinzo, sbocco sopra un bel cipri. E noi ci apprestiamo alla fine dello spettacolo con qualche altra sonorità, tipo la serenata. Io farò la matinée e Piero invece farà la serenata. Beh, un po' da tutte le parti. Quando si parla di serenate, tutti pensano alla serenata di un tempo, ma sapete che c'erano diversi modi di salutare gli amici? Quindi c'era la serenata portata alla donna amata, c'era la serenata agli amici, c'erano le serenate riparatrici, c'erano le serenate a dispetto e poi c'erano le mattinate. A seconda dell'ora di quando si cantava sotto casa di queste persone, poteva essere una serenata come poteva essere una mattinata. C'è una serenata nelle zone da cui arrivo io, che è una serenata definita malinconica, dove praticamente lui si distrugge per tutta un'intera notte a cantare e dedica tutte le parole più belle, in primis alla sua donna amata, ma si rivolge anche al papà, perché dice: tua figlia è un fiore, tua figlia è meravigliosa, sta piovendo, ma a me non me ne frega niente, io rimango qui fino a quando lei non mi degna di uno sguardo e tu, che sei il suo papà, mi dici adesso è tua. E c'è cuore di marmo rotiere e gli ate di belle fame così. Gli sto qua fuori, mi sto morte di chi da voi e figli da voi e ciucciù questi è la temuta. Te la chiedo mise, te la chieda. E ya se de seta, cotone di velluta. E la prima namura, ma la sala che si stella compagnia.
castelli stonano cielo, tanta pace vi voglio dar, ma uno solo ne basterà, e consolaste il cuore mio, e grazie di sede e del cuore di virtude, nella mia See.
romantico, no? Questa cosa bellissima. Proviamo a farlo. Vediamo come esce. Vediamo come esce. Un tempo, adesso premetto che in alcuni casi è vietato, un tempo nelle nostre campagne, come dicevi tu, si cantava sul lavoro. Bene, nella zona mia, ancora oggi è diventato un po' più difficile, però ancora ci sono le testimonianze dei canti ad aria. Che significa i canti ad aria? Sono quelle melodie dove in una squadra, ad esempio, di potatori, il capomastro intona una melodia e tutti gli altri iniziano a cantarci insieme con un canto di coro particolare. C'è chi fa l'alto, c'è chi fa basso, c'è chi fa l'accompagnamento. Da noi si chiama menalaria, tipo una melodia X, dove non c'è un testo ben definito, dove si raccontano anche in alcuni casi storie vere, ma anche pettegolezzi, tipo Mosca, mi serve un accordo. Mosca. Matteo serve. E qua nulla c'è dubbi, izzica la figa, la occasione la sé, e ti zuccherà. Dello zio, se la abbassi poco, perché altrimenti io arrivo a Francavilla cantando. Scendi. Secondo me sanno messo contro di noi. Quando l'agello Ah!
brava, ma è bullato, 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 eh? Prego! Tarandette, yende per yende, la mamma lutene, slutrese yende. Io da yende. Se l'è fatta, non vuoi restare? E se traso con un paradiso. Chiama la festa. No, io voglio ballare con te. No, io vorrei, siccome è vero che voglio ballare con lei. Sì. Ma io voglio vedere, perché qui ci sono tante persone che ballano. Ho visto alcune ragazze lì che si scatenavano, una signora lì bellissima con una gonna rossa. Dov'è la signora con la gonna rossa? Eccola lì, venga qui più avanti, venga a ballare. Chiudiamo con un
in festa, no? Perché quest'estate Altamurana è la nostra estate. Che dite? Con quale canzone? La canzone più allegra che avete? Un invito al ballo, però dovete alzarvi anche voi, alzatevi tutti. Non ce la fa? Ah, lei è la bambina, lei è perdonata. Però chi non ha bambini in braccio, alzatevi così finiamo in festa, ok? E vi do l'appuntamento a il 9 di agosto con Biagio Izzo. Mi raccomando, 9 agosto con Biagio Izzo, sempre qui in questa piazza, perché l'estate Altamurana siamo noi. E allora, che cosa vogliamo qui? Al ballo, vai! Ballare, se non vuol ballare con te, Maestro, posso ballare con lei? Onorato. E andiamo belli, via! Andiamo belli, via! Facciamoci sta ballata! Stasera mi è uscito di rosso, vai giù! Posso appoggiare il microfono?
Natura veramente. Maria Bonamarco.